Simpatici amici, buongiorno. Qua siamo sul lago di Pusiano e stiamo assistendo a delle immagini di preparazione per le gare che si disputeranno su questo lago per il campionato italiano di canottaggio a sedile fisso. E in questo lago
viene disputato la gara del campionato italiano, come abbiamo già detto, e la Spezia è presente con 5 società prima della finale che si disputerà domani mattina. Buongiorno, come va? Come va? Tutto bene? Allora, voi quando gareggiate? Domani mattina verso le 11:20. E il vostro rumore momentaneamente su quello che state vedendo e quello che vi rimane per domani, alto, basso? Tranquilli siamo, cioè, pensiamo alla gara però con un certo spirito. E ditemi un po' una cosa, è la prima volta che venite o avete già disputato altre gare sui laghi o pre-campionato italiano? Il primo anno mio è italiano, invece per loro è il secondo, e un'esperienza di Paglio alla Spezia. Allora facciamo una bella cosa, partiamo da Carlo. Carlo, ti presenti, tanto così gli amici spezzini ti conosceranno, anche perché sei un personaggio, non dico mitico, ma che ha dato e darà o vuol dare un'impressione particolare di sportività a livello nazionale. A te Carlo, e poi passi il microfono ai tuoi compagni. Io sono con loro in coppia, voghiamo, siamo sì carichi quest'anno. Noi domani tenteremo per vincere, anzi noi daremo tutto di noi, con la speranza che vinciamo, perché per me quest'anno è l'ultimo anno, giovanissimi, e credo proprio di finirlo bene. Anche per me è l'ultimo anno giovanissimi e è una grande soddisfazione di vincere questi campionati italiani. E niente, speriamo di... Qua sono il capovoga. Siamo venuti per tentare di vincere e domani ce la metteremo tutta, alle 11:20 c'è la gara. Te sei capovoga e sicuramente avrai un compito molto importante, quello di dover dare il tempo di voga e dare gli ordini ultimi per dare il serra e tutte quelle cose necessarie. A questo punto c'è un altro personaggio che è rimasto fuori e nell'ombra. È la signorina Valentina, che tra di voi è il piccolo gioiello. Valentina, la tua posizione con questo equipaggio, cosa vedi? Un pronostico? Dai Valentina, non ti emozionare, forza! Spero di vincere. Basta? Non ci vuoi dire nient'altro? Ti emoziona così tanto? Sì. È la prima volta che vieni a questo campionato? Sì. L'entusiasmo è alto? Sì. E cosa pensi che faranno i tuoi ragazzi? Dai. Vinceranno. Allora dillo a te. Vinceranno. Vinceremo. Vinceremo. Ciao Valentina, allora a domani, un salutone anche da Video Spezia, gli auguri da parte nostra, che vi possano essere di buon auspicio. E Video Spezia International continua a fare documentazione di questa manifestazione. Il vento è calato, la decisione è stata presa. La gara si farà, oggi in programma dovrebbero esserci una decina di gare e ci vorrà il suo tempo. Speriamo che tutto venga fatto nel migliore dei modi, che il vento sia clemente e che le cose possano continuare come sono state predestinate. Anche Babi, se è Babi Peoli, che è un maiale.
Tutti questi ragazzi impegnati, anzi impegnatissimi, contenti che non sia stato rinviato. Siamo nei pressi della compagine degli amatori del mare, che fra non molto entreranno in acqua per disputare la gara a livello nazionale. È partita in questo momento la gara dei 4 con e gli amatori del mare presenti in acqua 5. Ed ecco, si comincia a vedere le prime immagini di questa gara junior dei 4 con e dove gli amatori del mare sono presenti. Ed ecco gli amatori del mare. Ed ecco che siamo quasi al rush finale e gli amatori del mare stanno continuando a mantenere la propria posizione. Sono quasi in fondo al rush finale, la gara è vincente. Gli amatori del mare arrivano, hanno ancora qualche metro e il campione è ora, si può dire, campioni italiani degli amatori del mare sul 4 con. È una cosa bellissima, perché portiamo a casa un titolo che è appartenuto già nell'epoca anche al Muggiano, e il Muggiano porta a casa due titoli da terzo, perciò Spezia ben figura in queste gare. Ed ecco la soddisfazione dell'equipaggio, che in realtà emerge da quello che hanno avuto come sacrificio di un anno di allenamenti. Ed ecco gli atleti che sono in posizione, sono i terzi, i secondi, mancano gli amatori. Ed ecco gli amatori del mare. E come sentite dallo speaker, adesso magliette vincitori e il titolo italiano. Bernardini Emilio, Calbucci Matteo,
timoniera Sacomani Valentina. Indossano la maglia del tricolore. E ora la medaglia. Ora la medaglia. E adesso la premiazione dei secondi, è stata una gara bellissima e hanno meritato di vincere. Ed ecco il bronzo. Canottieri Arolo. Che consegna. Ed ecco i ragazzi schierati. Gli applausi. Ecco che viene premiato il presidente della società e gli onori. Direttore sportivo, due parole per Video Spezia. Sono senza voce, ho perso tutto. Siamo i più forti. Signor Sacomani, aveva... Era sicuro di vincere? Al 99%. Soltanto un incidente tecnico poteva eliminarci. E il vento di questa mattina? Non ci ha impensierito minimamente. La ringrazio. Nei pressi. Cavallini, Cavallini, le tue impressioni della giornata, la soddisfazione, due... La soddisfazione è grande che mi hanno dato i ragazzi, la società. E niente, quando sei su questi campi qua e vinci, ti rifai di tutto. E il vento di questa mattina? Il vento di questa mattina ci aveva un po' spaventato, però abbiamo detto dal momento che sono quattro ragazzi, ci sono altri quattro in tutte le barche, sono tutti uguali a noi, lo aspettavamo e cercavamo di combatterlo. Forse più il vento che gli altri equipaggi. La ringrazio Cavallini. Arrivederci. E il prossimo futuro Cavallini? Vogliamoci la festa, poi parliamo del futuro. Ma continueranno questi giovani insieme? La domanda la rigiriamo a loro forse è meglio. Allora ragazzi, Calbucci, uscente da un esame ancora da finire di riparare, le tue impressioni di questa vittoria e cosa sarai domani alla Spezia? Cosa sono domani non lo so, so solamente che questa vittoria l'ho sperata da moltissimo tempo, la stavo aspettando, adesso grazie a loro è venuta, perché sono anche loro in banca, non sono solo io sono solo quattro. Loro sono gli altri. Adesso domani affronterò l'esame un pochettino più sicuro, visto che ce l'ho fatta qui, posso farcela anche giù. Quindi ti ha dato sicurezza questa vittoria? Sì. Grazie Calbucci. Ciao. Carlo, ti chiami di cognome? Fornoni. Fornoni, Carlo. Allora, te ieri hai detto che volevi vincere.
e ci sei riuscito. Era veramente forte questo desiderio. Moltissimo, infatti questa notte è stata una nottata tremenda. Hai proprio vissuto la vittoria? Sì, ma sono vissuta col sogno, però ora si è trasformata in realtà. Sei contento? Parecchio. Cosa hai da dire ai ragazzi spezzini? Grazie. Va bene, ti ringrazio Fornoni. Emilio, il tuo cognome è? Bernardini. Bernardini, te sei di Cadimare? Sì. Allora, tanto parliamo per Spezia e per Cadimare, le tue impressioni. È stata una soddisfazione grandissima, è un sogno anche per me che grazie ai miei amici si è avverato, soprattutto all'allenatore che con costanza quest'inverno ci ha aiutato a creare questo sogno. E ai ragazzi di Cadimare che ti vedranno su questo filmato? Che è un'esperienza bellissima di provarlo anche per loro. E poi proselitismo lo faccio a te che non l'ho fatto agli altri, ci sarai ancora quest'altro anno? Sì, sicuramente sì. Ah, grazie. Bello. Allora passiamo al capovoga, Matteo. Dimmi. Matteo, ieri hai detto e hai parlato bene, no? Hai detto che ce la mettavate tutta, è vero. Quando hai dato la sicurezza della tua vittoria? È dire, dalla partenza. Ho cominciato subito a cercare di vincere subito dall'inizio, a cercare di rimanere davanti dall'inizio. Per paura di poi di non riuscire a tenere in fondo. Questa tecnica l'avete provata, l'avete studiata a terra e poi usata in campo oppure hai deciso tu? No, l'abbiamo studiata a terra perché, cioè, studiare squish così sul momento si può anche sbagliare, la responsabilità è tanta. Sei contento? Sono contento, sì. E ora per te a Fossamastra, la tua... Il luogo dove abiti cambierà qualcosa? Eh sì, i colori dei muri, rosso, bianco e verde. Si pittura tutto di rosso, bianco e verde. Bravo, grazie. La Valentina, dov'è la nostra timoniera che è la Valentina Saccomani? Allora, Valentina, com'è andata la gara? Bene. Ieri non hai voluto parlare, eri rimasta senza parole. Dici qualcosa oggi che è finito tutto. Sei contenta? Sì, tantissimo. E che soddisfazione hai provato quando eravate in prima posizione? Nessuna, ci sono stata abituata. Ah, sei stata abituata a queste vittorie. Allora eri già sicura che arrivavate in fondo? Più o meno sì. E cosa cambierà domani quando ti vedranno le tue amiche a casa, a scuola? Non lo so. E di questa situazione sei contenta? Sì. E ci rimarrai quest'altro anno? Vedremo. Va bene. Valentina, ti saluto, auguroni da parte di Video Spezia International e a quest'altro anno se ci sarai, se no alle prossime gare che potremo... La timoniera o il timoniere degli amatori del mare, e possiamo continuare a vedere ancora qualche immagine, ma siamo... ancora nel clou della gara. Le gare stanno definendosi una ad una e manca poco per la finale di tutto il campionato italiano. Ed ecco l'ambito trofeo del campionato italiano che aspetta di essere assegnato alle società che hanno partecipato con più numero di partecipanti. Dobbiamo dire grazie anche a Riccardo e a Federico. Sì, Marco, dai,
Bravi! Ciao, 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 ciao,